piace questo singolo che è anche il nostro primo ascolto, Ogni piccola pazzia, Marco Ligabue. Buongiorno a tutti da Paola 4 su Studio 90 Italia, solo musica italiana. Era proprio, abbiamo detto appena adesso, Marco Ligabue, che già conoscete bene appunto in quanto è il nostro primo ascolto, ex autore, compositore e chitarrista dei Rio, ma adesso con un nuovo progetto che lo vede solista. Marco Ligabue, eccolo qui, pronto? Pronto, buongiorno a tutti, ciao. Ma buongiorno, benvenuto Marco. Senti, un progetto completamente nuovo, dopo 10 anni di band, finalmente da solo. Beh, diciamo sì, diciamo che la musica ha questa cosa bella, no? Che ti porta sempre a percorrere strade nuove, diverse, a esplorare, a studiare. E niente, era arrivato forse il momento di raccontarmi in prima persona, dopo un bellissimo viaggio con i Rio durato 10 anni, dove... Che non è poco, eh. Esatto, dove ho fatto veramente tante cose belle, tantissimi concerti, ho scritto insomma tante canzoni, vari chitarrista. Adesso mi sono arrivate canzoni talmente mie che era il momento di cantarle proprio in prima persona. Anche perché comunque tu scrivevi e componevi per i Rio. Sì, all'inizio in particolare, poi insomma pian piano anche insomma abbiamo trovato un mood comune con gli altri ragazzi, dopo scrivevamo insieme, insomma abbiamo trovato una bella chimia. Adesso però forse è uscita un po' una parte in più cantautorale che ci chiamava un percorso, insomma, diciamo così. Quindi con la voglia proprio di cominciare da solo e di continuare da solo. Senti, questo è un brano intimista, ho visto anche il video, è molto bello. E il mare lo vedo sempre presente. Che legame hai con il mare, Marco? Ma guarda, c'è un legame bellissimo perché è da 7 anni che ho trovato una compagna in Sardegna e ho scoperto finalmente il mare 365 giorni all'anno, non il mare nella settimana di vacanza. Prima il mare lo vivevo veramente come la vacanza d'agosto o il weekend con gli amici d'estate. E averlo potuto scoprire anche il mare quando è lì da solo, è lì che ti aspetta. E poi è bello anche d'inverno il mare, non solo d'estate. È bellissimo per me. Per me io lo chiamo il miglior rallentatore, no? A volte la vita va velocissima, no? Vai su un binario sempre. Tu vai al mare in qualsiasi giorno dell'anno, non c'è proprio, ti rallenta tutto, ma nel senso bello del termine, no? Ti mette davanti a te stesso, alle tue riflessioni, alle tue cose, i tuoi sogni, insomma, veramente una cosa che ho scoperto in particolare negli ultimi 7 anni e che mi ha ispirato molto. Ma ti ha ispirato di più guardare il mare o ascoltare il mare? Ma è tutto un insieme. Guarda, sai qual è una delle cose proprio che ho fatto caso che del mare? Sì. E che oramai non tutti viviamo una vita, non so, davanti a un computer, siamo in una stanza, viviamo in macchina, no? Abbiamo sempre... Cioè, non riusciamo più a guardare lontano, no? Con lo sguardo, no? Guardiamo sempre a pochi centimetri da noi, no? Siamo sempre chiusi. Cioè, il mare questa cosa no, cioè, finalmente il tuo sguardo può andare veramente lontanissimo. E penso che, insomma, visto che quello che ci passa per la mente passa, viene filtrato anche da quello che guardiamo, probabilmente il fatto di poter guardare così lontano, avere una profondità di campo diverso, probabilmente ti faccia fare anche riflessioni un po' più lontane, ecco. È vero, è vero. Poi guardare il mare, guardare anche oltre il mare. Senti, ma chi ti ha trasmesso questa grande passione per la musica e quando hai deciso di dedicare la tua vita alla musica? Ma sicuramente me l'ha trasmessa i miei genitori, perché entrambi erano appassionati di musica. Mio padre voleva suonare violino, poi insomma quando era piccolo non c'erano le possibilità economiche, non l'ha mai potuto fare, però aveva aperto poi una discoteca, un locale da ballo, organizzava concerti. Mia madre lo stesso ha sempre amato cantare, per cui insomma è una cosa che arriva nel DNA. Poi, come? Insomma, è di famiglia, diciamo. E dopo, insomma, probabilmente proprio mi ci sono ritrovato a mille, insomma, nella musica da quando avevo 15 anni, che ho cominciato a fare le prime strimpellate, ascoltare, andare a comprarmi i miei primi dischi, proprio. Da lì è stata una cosa, un amore di quelli che penso durino una vita. Ma invece parlando di pazzie, perché il titolo del singolo è proprio Ogni piccola pazzia, a proposito proprio di queste pazzie, qual è la più grande pazzia che hai fatto? Beh, diciamo che la più grande pazzia, questa qua d'amore è una per me è una grande pazzia. L'amore è già una pazzia, secondo me, partiamo da questo presupposto. Nel senso che vivere è un rapporto, cioè ovviamente dove io c'ho il lavoro qua, tutte insomma le mie cose di lavoro qua in Emilia, e insomma passare metà del tempo qua in Emilia, metà in Sardegna, cioè non è una cosa, cioè, per me è una grande pazzia, ma che faccio super volentieri, ed è anche forse quella che dà, secondo me ci dà un qualcosa in più al nostro rapporto con la mia compagna, perché a volte proprio insomma si rischia anche di vivere di amore, no? Un po' sullo stesso binario, facendo l'onda della routine.
Invece sicuramente non ti annoia, ecco, sicuramente non ci no. sono. Senti, inoltre io ho anche visto il video di questo brano, Ogni piccola pazzia, dove il mare è sempre presente, bellissimo. Dove è girato il video? L'abbiamo girato in Versilia, a Forte dei Marmi. Perché esatto, il mio manager è proprio di Forte dei Marmi, mi aveva portato qualche volta, ero andato a trovarlo lì, avevamo visto dei posti molto belli e insomma era anche... abbiamo pensato che fosse il posto ideale per iniziare. Ricordiamo anche il tuo sito internet www.marcoligabue.it, che è il sito di Marco Ligabue dove troverete news. Tra l'altro credo che tu gestisca in prima persona questo sito, anche perché sei formidabile nel gestire i siti, e lo sappiamo. E una cosa che mi ha colpito molto è il tuo blog, in cui parli liberamente delle tue emozioni. Non è semplice, però è bella questa cosa. Guarda, sono molto contento se è arrivata questa cosa, perché una cosa a cui tenevo, no? Cioè, il fatto che ormai il mondo un po' dei social network, no? Di Facebook, Twitter, cioè tutto ormai si ragiona per foto, per status di 50-60 caratteri, no? Poi però insomma, che è giusto ogni tanto anche insomma raccontarsi proprio in breve, però avevo voglia anche di fare una, cioè le emozioni, quando vuoi raccontarti veramente, vuoi tirare veramente fuori le riflessioni, non puoi, è difficile stare in uno status di Facebook e di Twitter, e io volevo proprio aprirmi, come ho fatto nelle canzoni, anche con chi ha voglia di seguirmi attraverso un blog, dove proprio mi sbudello, dico quello veramente, dico chi sono, tutta la mia verità, le mie emozioni, le mie magari insicurezze. E lo trovo un modo veramente bello per entrare ancora più in contatto intimo con chi ha voglia di seguirmi. Credo sia molto importante, anche perché oggi, sai, molti si chiudono in sé, quando invece non hanno capito che il dare se stessi significa anche trasmettere le proprie emozioni, e non tutti possono conoscere le emozioni se non conoscono l'artista. Quindi questa è una cosa bella, io sono favorevole a ciò che hai fatto e mi piace anche tanto. Cosa ti aspetti da questo progetto? Io mi aspetto di andare a condividere sorrisi. Cioè la musica, guarda, una delle cose che proprio spero, che proprio inizierò i primi concerti, spero proprio di andare a ritrovare un po' di gente sotto il palco, dove andare a condividere un'ora e mezza, a star benissimo proprio, da fare due riflessioni, a divertirsi, a ballare, da guardarci in faccia, gli occhi, a sorridere. Ti è stato dato anche un consiglio in particolare che magari porti con te e lo porti in questo viaggio che hai cominciato? Ma guarda, consigli è un anno che ne prendo, perché ovviamente quando inizi una cosa nuova, siccome a me puoi essere terra terra, nel senso che mi piace ascoltare tutti, perché nessuno nasce imparato, no? Anzi, quando ti butti in una cosa nuova, cioè per me è stato molto importante. Certo. Uno dei più importanti sicuramente è stato quello di Luciano, che siccome insomma ho iniziato questo percorso di voce, non avevo mai cantato fino a un anno fa, quindi ho studiato tantissimo, sono andato a lezione. E cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto in particolare? Ma all'inizio lui mi ha appoggiato tantissimo in questa avventura, perché lui dice che chi scrive canzoni deve cantarsene lui tendenzialmente, perché per lui è difficile pensare che le proprie canzoni possano essere messe in bocca a un altro. E poi insomma c'è stato diversi mesi fa, quando stavo facendo le mie prove in studio, l'ho chiamato in studio perché ci tenevo a capire anche un suo giudizio, no? Un suo parere. Lui mi diceva che la voce non era ancora naturalissima, no? Cioè, e io non me ne accorgevo, cioè si vede che senza volere avevo qualche atteggiamento, non era proprio spontanea, e dopo devo dire che ho lavorato per diversi mesi su questa cosa ed è stato bellissimo, come insomma quando gli ho provato quel pezzo finito fa, adesso proprio la sento naturale, convincente, ed è stato secondo me un consiglio molto importante questo. E secondo me questo singolo è molto molto bello, molto interessante, aspettiamo l'album prestissimo, immagino, no? Sì, l'album esce a fine maggio, sto finendo gli ultimi cantati e fra poco fare i miei mix, insomma a metà fine aprile pronto, dopo i tempi di distribuirlo farò arrivare in giro. Senti Marco, tu ami la Sardegna, vai sempre a mare in Sardegna, ma potresti anche venirci a trovare in Sicilia qualche volta? Vai, io guarda, sulle due isole, non toccatemi le due isole, perché Sardegna e Sicilia sono due posti proprio che portano nel cuore. Sicilia ci sono stato veramente tantissimo, un po' con i miei concerti con il Rio, anche insomma al seguito di Luciano, e davvero sono due regioni favolose. Allora ti aspetto, è una promessa, ti aspetto la prossima volta in studio quando sarai in Sicilia.
Guarda, promesso, te lo penso. Guarda che è registrata, guarda che è registrata. Guarda, è come se fosse firmato il contratto. Va bene, Marco, ti ringrazio, ti mando un grandissimo in bocca al lupo. Sicuramente spaccherai di brutto, perché un nome è una garanzia, è un cognome, ma soprattutto un nome è una garanzia in questo caso. Okay? Grazie. Ricordate, ciao. Marco Ligabue con Ogni piccola pazzia, questo è il suo nuovo singolo. Noi invece torniamo tra poco, sempre su Studio 90 Italia.